È da un sacco che non faccio questa tipologia di video e incredibilmente non stiamo parlando di Evangelion. Complimenti a me! Ah, hi people of YouTube! Welcome to a new episode of MED, manga, anime e dintorni. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Incredibile ma vero, non parliamo di Evangelion. Oh, saranno contente le persone. O forse no. In ogni caso, oggi parliamo di un anime e di un manga che sicuramente non ha nulla da invidiare in fatto di serietà a Evangelion. Oggi parleremo, come da titolo, di Death Note. Oh, Death Note. Death Note ha una storia simile per me, in fatto di prima volta che l'ho visto, ad Evangelion. Ovvero, l'ho visto per la prima volta su MTV quando ancora facevano roba bella. Era difficile resistere una settimana per vedere una nuova puntata. Eppure, aspettare ti dava quella voglia di continuarlo. Oggi però non mi metterò a parlare della storia, dei personaggi. Oggi parleremo di un argomento un po' strano. Un argomento che spero che altri miei colleghi non abbiano già trattato. Ovvero, come fermare il Death Note. Piccolo incipit per chi non lo sapesse, ma credo che chi guardi questo video lo saprà. In pratica, una volta che il tuo nome è scritto sul Death Note, la tua morte è certa. Piccole regole a parte, ovviamente. Ad esempio, se scrivi il nome male per 4 volte, sei salvo dal Death Note. Oppure, in un caso di omonimia, se non pensi intensamente a quella persona, un'altra persona con lo stesso nome potrebbe morire. Ecco, già queste piccole regole possono essere dei piccoli cavilli che ti salvano. Ma, parlando di una persona seria come potrebbe essere Light Yagami, che sicuramente queste cose se le studia al minimo dettaglio, ci sono altre regole e piccoli cavilli che ti possono salvare la vita. E oggi vi spiegherò 4 modi per sopravvivere al Death Note. Parto subito col dire che solo uno di questi, ovvero il primo, è canonico. Altri due invece sono canonici nel loro piccolo mondo, diciamo, ma che non hanno niente di importante nella trama originale. Ed infine l'ultimo metodo, diciamo, che è inventato di sana pianta, ma anche quello ha senso nel suo mondo. Partiamo col primo metodo, il metodo canonico, ovvero quello dell'anime e del manga. E partiamo con una specifica della regola 15. Se lo stesso nome viene scritto su più di 2 Death Note con uno scarto di 0,06 secondi, quella persona è salva dal Death Note. Cosa vuol dire questa regola? Questa regola è un po' strana, ed effettivamente è molto, molto specifica. Partendo dal fatto che 006 secondi sembra un 666 un po' nascosto, questa regola diciamo che potrebbe essere una regola salvavita se una persona non vuole che un'altra persona ammazzi la terza persona che viene scritta. Mettiamo l'esempio. Io, che possiedo un Death Note e una seconda persona che so che sta per scrivere un nome che io non voglio che venga ucciso, sta per scrivere lo stesso nome. E allora, con questo scarto di 006 secondi, devo scrivere nello stesso praticamente istante lo stesso nome. Questo modo non è mai stato spiegato benissimo, ma la prima campana di morte viene annullata dalla seconda campana di morte, perché in questo scarto di 006 secondi, questo annulla la chiamata di morte. Ovviamente, altra regola dice che comunque, se tu scrivi un'altra volta il nome, quella persona ovviamente muore. Ma alla quarta volta che il nome viene scritto, quella persona è salva. Quindi diciamo che se io impedisco a quella persona di scrivere quel nome, ha solo un altro tentativo, perché scritto il nome 4 volte, tu sei salvo. E questo di tutti i metodi era l'unico metodo canonico. Ma partiamo con un altro metodo che è canonico nella sua origine, il metodo del pilot del manga. Nel pilot del manga aggiunsero un elemento che, fortunatamente, secondo me, è stato eliminato dalla storia originale, perché avrebbe corretto fin troppo. Il Death Eraser, ovvero una gomma cancella morte. La gomma cancella morte, appunto il Death Eraser, viene donata da Ryuk
al personaggio principale della storia del pilot, ovvero Taro Yagami. Taro Yagami, appunto il pilot di Light, annullerà con questa gomma 15 morti che lui aveva attivato. Ma questo non vuol dire annullare semplicemente il nome che tu hai scritto. Il Death Racer, oltre ad annullare la morte, riporta anche in vita la persona morta. Cioè, capite che è veramente rotta come cosa? Fortunatamente è stata tolta. Ma anche in questo caso c'è una piccola regola, diciamo un piccolo puntino su una I, che aggiunge una cosa. L'unico modo che il Death Racer non ha per riportare in vita una persona è che quella persona sia stata cremata. E in quel caso, amen. Questo metodo fortunatamente è stato cancellato dalla storia principale perché appunto avrebbe corretto anche fin troppo. Ed è qui che entra a gamba tesa il terzo modo, il modo che tutti hanno odiato quando l'hanno scoperto perché è canonico nel suo modo, il modo del film di Netflix di Death Note. Allora, uno dei punti principali del Death Note è che tu, una volta che hai scritto il nome, volente o nolente, hai condannato quella persona. Non c'è metodo, appunto tranne il primo di cui vi ho parlato, per annullare questa cosa. Ed è questo il punto. Se tu hai sbagliato, basta, sei fregato. Ma come dicevo, qui entra a gamba tesa il film di Netflix. Il modo che loro si sono inventati per annullare il nome scritto su un Death Note è semplice, ma efficace. Se fosse stata un'altra cosa che non era Death Note, ti avrei anche potuto dire ok, ci può stare come metodo, ma essendo Death Note questo film, il metodo non è piaciuto ovviamente. E qual è questo metodo? Una volta che hai scritto il nome di una persona, se quella persona non è ancora morta o non è arrivata al modo in cui lei deve morire, se tu strappi la pagina e la bruci, la sua condanna a morte si annulla. E io ti posso dire che il metodo ci può anche stare, ma non su una storia che è Death Note, che c'ha delle regole, che c'ha dei modi. E questa cosa ha dato molto fastidio ai fan di Death Note, perché è una stupidaggine, ma proprio stupidaggine nel senso proprio è una cavolata nel farlo, che ha anche senso. Ma su Death Note no, perché gli errori che commetti sono errori irreversibili. Punto. Ed infine arriviamo all'ultimo metodo, che ve lo dico, non è canonico per niente, non ha un cazzo di senso, ma era troppo bello per non essere inserito in questa lista. Il metodo YouTube. Ok, molti di voi adesso in questo momento saranno confusi. Cosa voglio dire con quest'ultimo metodo? Anni fa su YouTube venne caricato un video su un canale americano, gli Smooch. Per la precisione il video si chiama Real Death Note, caricato nel 2012 e ad oggi conta 60 milioni di visualizzazioni. Ovviamente il video è semplice, praticamente portano il Death Note nella vita reale e questa persona ne abusa troppo e il suo amico ovviamente gli dice guarda che non puoi giocare a fare Dio. Ed è in quel momento che Dio manda un suo segno lanciando giù il Life Note, una versione bianca con scritte nere del Death Note. E che cosa fa il Life Note? Il nome della persona scritta su questo quaderno ritorna in vita. Ovviamente non ci sono regole che specificano quanto tempo passa dalla persona morta a quando tu lo riporti in vita. Può essere un giorno, come può essere un anno, chi lo sa. Ma diciamo che nonostante questo sia un metodo totalmente inventato, era talmente bello che volevo parlarvene perché veramente era un'idea stupida ma molto bella nel suo insieme. Stavo pensando di dirvi come finiva il video degli Smooch, ma ve lo lascio a voi, vi lascio scoprire il video, andate ad aumentargli le visualizzazioni. Questo video è stato molto diverso perché in realtà c'è stato un pensiero dietro e la realizzazione in realtà è stata molto rapida, ma in realtà mi è piaciuta perché è stato un argomento molto piccolo ma molto bello nel suo insieme per me. E voi invece quale pensate sia il metodo migliore per fermare il Death Note? Se magari voi avete un metodo a cui io non ho pensato, scrivetemelo pure qua nei commenti.
Quindi signori, vi ringrazio tutti per aver seguito come al solito questo video. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Ah, e vedete di fare buoni sotto i commenti. È un attimo che scrivo il vostro nome sul Death Note.